Andiamo adesso al punto 5 dell'ordine del giorno. Consigliere, prego. Consigliere Mantaloni, che chiede di intervenire, prego. Voglio fare una comunicazione al Consiglio prima dell'inizio dei lavori. Io grazie. Grazie. La passione della politica non come fine, ma
ma come strumento di risoluzione delle problematiche delle nostre comunità. Credo che questo sia il senso della politica e credo di averlo dato in questi anni di vostra formazione. Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Marrazzo, al consigliere Coscia che hanno chiesto di intervenire, vorrei esprimere anche io personalmente l'apprezzamento per il lavoro che lei consigliere ha fatto in questi anni, di cui sono testimone diretto, ovviamente non solo per aver dato la delega, ma anche per aver avuto la possibilità di cooperare insieme. Io ho sempre colto la sua attenzione, concretezza, competenza e passione su uno dei temi più importanti della vita di una comunità, che è quello della cultura, soprattutto in questi tempi, dove qualcuno pensa che alla cultura si può rinunciare rapidamente, come se la cultura fosse un hobby, fosse un intrattenimento. Senza cultura non c'è comunità. E lei l'ha testimoniato interpretando lo spirito quasi umano di questo Consiglio Metropolitano. Il fatto del Consiglio Metropolitano di Napoli, secondo me, una bella eccezione a livello nazionale, dove un accordo di tipo istituzionale ha saputo dare concretezza a tante cose che facciamo tutti insieme ogni giorno. Quindi sono convinto che ci rincontreremo in percorsi politici e in battaglie per l'interesse delle nostre comunità, quindi anche io, nome mio personale, con tutti i miei collaboratori, sono convinto ovviamente di interpretare un pensiero unanime, esprimiamo apprezzamento e un bocca al lupo per il suo futuro personale. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare Michele per il lavoro che svolto. Michele, tu non hai mai fatto sconfinamenti, perché gli sconfinamenti nelle altre leve sono quando non contribuisce ad aiutare il lavoro che facevi da te. Tu, nei tuoi cosiddetti sconfinamenti, come li chiami tu, hai sempre aiutato, hai sempre dato una mano alle scuole, ai progetti che tu hai portato avanti. Li porterai avanti anche se tu non sarei più consigliere metropolitano in questa legislatura, perché mi auguro che lo diventerai poi nuovamente. Io chiederò il tuo contributo e il tuo aiuto per portare avanti quei progetti. Quindi grazie a noi tutti per ciò che hai fatto e continuerai a fare. Vorrei fare anche a voi e voi consiglieri appena insediato, che sarebbero capito il generale Corsolino di Bocca al Lupo, e poi gli auguri a Peppe Ossa, che è il nuovo sindaco di Magliano, Nicola Rossi, il nuovo sindaco di Giuliano, e gli auguri ai due consiglieri regionali, a Felice Di Maio e Francesco Iorno, quindi che possono portare questa esperienza anche all'interno della regione, che molte volte arroccarsi dietro un'ideologia politica, un'ideologia di partito non porta a nulla. Come diceva anzi il sindaco, questa è un'esperienza unica in Italia, questo è un vero e proprio laboratorio politico, perché qui si fa il bene delle collettività, a prescindere dall'appartenenza politica di un sindaco di una comunità. Grazie a tutti. Grazie, mi associo anche io ovviamente alle congratulazioni a tutti i consiglieri sindaci eletti. Elena Coscia, prego. Sì, signor sindaco, anch'io volevo a nome del gruppo che ho lavorato sulla cultura salutare il consigliere Maddaloni. Con lui e con Ragosta, con Rosario Ragosta, che neanche è più nelle nostre file, anche questo è un dispiacere, abbiamo firmato una delibera, abbiamo
perché, come si sa, la legge del Rio ha tolto la cultura alle città metropolitane, ma noi insieme con Michele ed insieme anche con Rosario Ragosta, che tra l'altro mi sembra sia stato rieletto, quindi presto ritengo potrebbe essere tra di noi, noi abbiamo fatto un ragionamento, che è un ragionamento vincente. Noi abbiamo detto qual è la nostra, una situazione in cui è stata devastata soprattutto la nostra ex provincia, la nostra città metropolitana da un punto di vista industriale, da un punto di vista della terra dei fuochi, da un punto di vista dell'abusivismo edilizio. Quale può essere l'idea della, del rilancio, l'idea dello sviluppo? E insieme ci siamo trovati d'accordo nel dire un solo sviluppo è possibile e attraverso la cultura. E questo ci ha unito in tante manifestazioni, in tanti interventi che abbiamo fatto, ed è per questo che lo saluto non come una persona che se ne va, ma come una persona che rimane perché rimane quella delibera, anche quella delibera che porta il nostro nome, e che se ogni città metropolitana, io dico se ogni comune si fosse dato un progetto a così ampio raggio, forse non avremmo subito tutti i contraccolpi che il Covid-19 ha portato al nostro turismo. Anch'io condividerò con Michele tutte le iniziative che potremo fare di qui a 8 mesi, quando ci rimangono avanti, perché credo che sia un compagno di strada veramente da apprezzare e rilevare. Grazie Michele. Grazie a lei, consigliera. Prego, consigliere Consolino. Grazie sindaco, grazie colleghi consiglieri. Ho chiesto la parola perché questo sarà il mio primo e ultimo intervento in quest'Aula, perché anche io non mi sono riproposto all'elezione del Colano, e quindi anche il consigliere Mandaluni abbandonerà quest'Aula. È stato un passaggio che ho definito a qualche poco amico che mi è rimasto con il Movimento 5 Stelle, un passaggio con i calciatori a fine carriera con una squadra che nel tempo di recupero gli viene concesso quei 2-3 minuti per salutare i tifosi, per salutare tutti gli amici magazzinieri, in pochi minuti. Il grandissimo senso delle istituzioni che ha guidato me e Danilo Castone ha portato il Movimento 5 Stelle in queste istituzioni. In pochi sanno la storia che ci ha portato qui. Non ci credeva nessuno, neppure i vertici nazionali. Noi eravamo praticamente una 25 eletti consiglieri comunali in tutta la provincia. Per entrare in questa istituzione occorreva almeno una 78 firme per presentare la lista. Facendo un lavoro immane, grazie a tutti quelli che, consiglieri liberi, consiglieri comunali liberi, che ci hanno consentito democraticamente di partecipare 4 anni fa a questa competizione, decidemmo tutti assieme di eleggere il nostro portavoce, che era anche il primo portavoce del Sud Italia, consigliere comunale, che era Danilo Castone. Molti l'avete conosciuto in quest'Aula, e lui ha incarnato lo spirito che ci abitava anche nella sfida e che ci abitava anche nelle istituzioni. Poi molte cose sono cambiate, Danilo Castone si è dimesso da consigliere comunale, decadendo anche da consigliere metropolitano. E quella è stata la fase più drammatica per noi che avevamo fatto una battaglia per entrare in queste istituzioni. Purtroppo chi l'ha sfogato non ha rappresentato per nulla il Movimento 5 Stelle in queste istituzioni, forse raramente venuto in queste istituzioni. E questo è stato lo schiaffo a quella battaglia fatta tra consiglieri comunali e attivisti dei gruppi dove non c'erano più. Noi oggi, perché sto qui e dichiaro di essere rappresentante del Movimento 5 Stelle, perché rappresento quel Movimento 5 Stelle che ci ha guidato in queste istituzioni, anche non solo, ma come ha detto bene prima il consigliere Maddaloni, che saluto e ci rivedremo a trovare per strada, sicuramente quando il Covid ce lo consentirà, noi abbiamo vissuto dei momenti drammatici nella nostra realtà, nella nostra comunità.
città, li abbiamo vissuti anche assieme. Prima ha nominato l'incendio sul Vesuvio, sono stati dei giorni che abbiamo vissuto a stretto contatto tra le fiamme ed è stato uno dei momenti più drammatici della nostra comunità, ma anche il periodo di Covid, che assieme a Michele siamo stati quelli che credo che abbiano confezionato più pacchi da consegnare alla nostra comunità. Eppure la comunità ha deciso altre cose. Questa è la democrazia. Quindi io mi congedo da quest'aula, vi saluto, vi auguro un buon lavoro e diciamo che ho avuto la possibilità di avere non solo il Michele ma anche il Danilo, due persone, due consiglieri comunali e consiglieri metropolitani che hanno sempre comunque anche rapportato le attività della città metropolitana. Lo sapete che l'unico che era al di fuori del patto, come aveva detto anche il sindaco, era Danilo, ma non per questo non ha cercato di portare comunque il suo contributo in quest'aula. E lo stesso ha fatto sicuramente il consigliere Maddaloni, ognuno di voi, e mi auguro che questa provincia possa essere una provincia, una città metropolitana che dia sempre più valore alla diversità che abbiamo al nostro interno, ma anche alle caratteristiche fondamentali che riguardano sia il turismo, la cultura, ma anche i prodotti locali, soprattutto della nostra zona. E quindi mi auguro che il lavoro vada in quella direzione. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a lei, consigliere. Adesso passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, che è la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020-2021-22. Do la parola, credo, al consigliere Camasso. No. Thank you.
intervento e regolamento di attivare istituti scolastici in competenza della città metropolitana. Consigliere Lazzo, prego. Sarò rapidissimo, quindi oggi è importante che noi apportiamo questa variazione, perché questi fondi dati dal Ministero per il 150 dovranno essere spesi a opere realizzate entro il 15 novembre. Quindi questi soldi andranno a 24, 5 a 44, già in essere, già contrattualizzati, e quindi ciò ci consentirà in modo celere di poter intervenire su tante scuole, perché nel 1950 con il basso d'asta avremo all'incirca 1,5 milioni di lavori. Quindi saranno dei lavori per la messa in sicurezza appunto dei nostri istituti. Quindi è importante oggi questa approvazione affinché entro un mese riusciamo anche a ultimare il lavoro. Grazie consigliere, mettiamo in votazione che fronte con la sera mano, che contrario si astiene, maggioranza con astensione della consigliera Guaglietta e del consigliere Sgambati, mediata esecutività che fronte con la sera mano, che contrario si astiene. Punto 9 dell'ordine del giorno, istituzione della commissione speciale temporanea per modifica lo statuto della città metropolitana, approvazione di disciplina. Mettiamo in votazione, che favorevole alzi la mano, che contrario chi si astiene, una chi si astiene Sgambati, immediato sui esecutività, che favorevole chi è contrario chi si astiene come prima, è importante questa, anche questa delibera, l'abbiamo discusso parecchie volte tra di noi. Punto 10, decreto ministro istruzione, 29 luglio 20, 77, finanzamento più di euro, 1.150.000, interventi urgenti, variazione DUB 2022 e PTDLP. Da 2022 finita la programmazione della spesa di pari importo che arriva a 5 interventi urgenti, manutenzione straordinaria verso vari istituti scolastici, ripartiti in 5 ambiti, un intervento di adeguamento e impianti vari istituti scolari, vari istituti scolastici di competenza della città metropolitana. Mettiamo in votazione, che è favorevole alzi la mano, che è contrario chi si astiene, astenuto Sgambati, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario chi si astiene. Punto 11, approvazione schema di bilancio consolidato relativo all'anno 2019, mettiamo in votazione, che è favorevole alzi la mano, che è contrario chi si astiene, astenuto Sgambati, immediata esecutività, maggioranza, astensione Sgambati, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario chi si astiene come prima. Punto 12, finanziamento 11 interventi di manutenzione straordinaria, rete stradale, competenza città metropolitana di Napoli, applicazione avanzo di amministrazione vincolato per 45.693.487 complessivi, variazione bilancio previsione 2022, mettiamo in votazione, che è favorevole alzi la mano, che è contrario chi si astiene, astenuto Sgambati, quindi a maggioranza immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario chi si astiene. Approvazione del documento di indirizzo e orientamento per la predisposizione del piano urbano di mobilità sostenibile città metropolitana Napoli Metropolitan Sub Inlines, che è votazione, che è favorevole, che è contrario chi si astiene, astenuto Sgambati, quindi a maggioranza immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario chi si astiene. Adesso abbiamo i riconoscimenti tecnici sul bilancio, se siete d'accordo indico solamente il numero senza leggerli tutti, quindi il numero all'ordine del giorno. Abbiamo il 14, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, Sgambati, quindi maggioranza, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. 15, mettiamo in votazione, chi è favorevole, alzate le mani per favore, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 16, mettiamo in votazione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. Punto 17, metto in votazione, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 18, riconoscimento dei limiti fuori bilancio, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 19, votazione, che è favorevole, contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 20, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come qui. 21, mettiamo in votazione, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come qui. 22, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario,
chi si è stretto, come prima questa cosa, tutte e due, ciclo, entrambi lì. Quindi 23, ripetiamo, che è favorevole, che è contrario, chi si è stretto, unanimità, vedete esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si è stretto. 24, mettiamo in votazione, che è favorevole, che è contrario, chi si è stretto, unanimità, vedete esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si è stretto. 25, che è favorevole, che è contrario, chi si è stretto, unanimità, vedete esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si è stretto. 26, che è favorevole, che è contrario, chi si è stretto, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità. 27, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 28, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 29, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. 30, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 31, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 32, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 33, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 34, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 35, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 36, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 37, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 38, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 39, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 40, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 41, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 42, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 43, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. 44, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene, immediata esecutività, che è favorevole, che è contrario, chi si astiene. Per lui. Chi? Poi abbiamo un ordine del giorno, credo, a firma della consigliera Coscia. Consigliera, lei deve dire illustra o... Vogliamo averlo, lo conosco di consigli, sì? No, e che tavolo è? No. Lo distribuiamo a questo sito. Beh, illustra perfettamente, lo distribuiamo. Le sue cose sono sempre condivisibili. Sì, praticamente, Presidente, si tratta di successo che si è avuto a Roma con il VTU di quest'anno, dove il direttore generale, potuto illustrare, diciamo con una partecipazione ampia dei giornali, io avevo portato delle televisioni, ho portato un esempio di quello che è stato appunto la rassegna stampa, il piano strategico della città metropolitana, e direi un grande successo anche perché a un certo punto il presidente della Costa d'Avorio, Fondazione Costa d'Avorio, ci ha chiesto se per caso potesse aderire, poteva aderire alla città metropolitana di Napoli, visto che noi facevamo tante cose belle e loro viceversa, insomma, sono un po', diciamo, abbandonati a se stessi anche per la strada.
di tutto il mondo che praticamente rappresentano i siti, siti UNESCO di tutto il mondo, ma anche portare qui tra organizzazioni un dibattito che è fervido, perché riguarda proprio il futuro anche turistico della nostra città. Ecco perché abbiamo pensato che sarebbe stato interessante che questo evento il prossimo anno, visto che la regione non se lo riesce ad intestare, lo potessimo fare noi in città metropolitana, naturalmente trovando le risorse. Ed è per questo che ho fatto questo ordine del giorno, che ovviamente è di indirizzo, perché è collegato a tanti fattori che in questo momento non siamo in grado di determinare. Grazie. Consigliere Di Correa, è stato stimolato dal consigliere Coccia, prego, a favore. Sindaco, grazie. No, è un po' solo due minuti per suo questo tema, perché per chi ci ascolta sembra che rispetto all'ordine del giorno su 40 punti un consiglio metropolitano in mezz'ora delibera tutti questi punti, e forse si perde un punto di vista fondamentale. In primis ci teniamo a ringraziare come gruppo PD il lavoro svolto dal consigliere Mattoloni e dall'amico Michele, che dico non è sicuramente un addio, nessuno a rivederci, perché il tuo contributo è prezioso sia per quello che hai fatto per la comunità, ma anche per noi, per la nostra amicizia, dovrà continuare. Secondo luogo volevo ringraziare il consigliere Rossi, il nostro capogruppo, che non è più il consiglio, oggi avrà un compito importante da affrontare nella sua città. E terzo luogo, permettetemi di dire solo due cose importanti, perché se una volta un consiglio metropolitano di questa portata finisce sotto l'albero di Gesù, noi oggi abbiamo fatto delle delibere importanti. Quando facciamo una versione per 45 milioni, tipo 45 milioni per l'estate, oppure abbiamo la capacità di alzare i differenti ministeriali, per aiuti, per le scuole, sono dei limiti di una capacità di un ente di saper lavorare e di finalizzare il loro potere. Allora, al netto di tutti i ragionamenti che si possono fare, io non ho una cosa molto semplice, che ancora una volta il buon senso di tutti i gruppi politici che appartengono e rappresentano la città metropolitana lavorano nel solo interesse esclusivo delle comunità che rappresentiamo. E questo è un merito suo, che ha avuto la grande capacità di mettere assieme tante anime, tante luoghi, tanti partiti, per un fine comune. E questo è qualcosa di bello eccezionale. Io all'inizio del Consiglio metropolitano ho detto una cosa e non mi fallisco. Lei deve continuare ad essere quello che è, deve continuare ad essere un uomo libero, perché lei ha insegnato tanto. Io mi sono accorto in questi 9 anni che lei ha amministrato la città di Napoli, e di questi 4 anni ho avuto il piacere di averlo come sindaco della città metropolitana. Ho potuto apprezzare le sue capacità, la sua grande conoscenza, ma soprattutto l'amore della terra che lei rappresenta. E questo non è un dono per tutti, ma è un dono che si porterà sempre nel suo cuore. E non ti aggiungo, dopo 9 anni di aver gestito un comune come Napoli, una grande metropoli, per me forse la metropoli più bella che si possa avere, ma soprattutto lei è stata una persona capace di mettere assieme le anime e approvare un grande piano strategico, l'unico piano strategico approvato della città e delle città metropolitane, in mezzo a un piano di 1 miliardo di euro, che non ci ferma. E in più le dico una cosa, guardate, è facile, io faccio il sindaco di un piccolo comune, da poco rieletto, e ti accorgi che nel secondo mandato diventa tutto difficile, perché ognuno ha già pensato, concretato la fine di un sindaco che deve passare in un'altra parte.
e alla fine dei conti, che da grande comandante deve rimanere sempre in sella. Sono gli altri che hanno comandato, ma non lei. Grazie Signore. Grazie, grazie consigliere Vito. Nella vita si crea molto di emozioni e lei con questo suo intervento, considerando come dire che siamo partiti da posizioni politiche differenti, ma ci troviamo qua uniti nelle diversità per amore per le nostre terre. Io credo che questa esperienza del Consiglio Metropolitano rimarrà nella vita, nell'anima, nei pensieri e nel cuore di ognuno di noi. Adesso, nei prossimi mesi, continuiamo a combattere in un momento così difficile per il nostro territorio, ma ne sono molto grato perché queste parole sono parole che assolutamente mi riempiono il cuore e mi danno tanto coraggio anche nei momenti di difficoltà. Per il resto anche questo consiglio è stato molto importante, è stato rapido, ma abbiamo messo a terra provvedimenti di grandissima importanza, che mi auguro che i mezzi di comunicazione riprendano nella maniera doverosa, perché noi lavoriamo nell'esclusivo interesse delle nostre comunità e quindi mi sento di ringraziarvi molto per questo contributo così fattivo. Quindi grazie, buona serata a tutti e a casa. Thank you.